Finitalia 2018, siamo allo stand di Panafè, il marchio di proprietà di Commerciale Adriatica, e siamo in compagnia di Paolo Enrico Costa, il suo Deus Ex Machina. Buongiorno Paolo e bentornato dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti come al solito a trovarci, ci fa molto piacere. Sì, sono ex macchina, ma veramente ex, perché sono loro adesso le nuove macchine che devono mandare avanti. Lui si riferisce a tutti i collaboratori, ma soprattutto collaboratrici che si trovano alle nostre spalle e che rappresentano i veri pilastri di Commerciale Adriatica. Sì, è vero, infatti ci siamo rinnovati tantissimo, sia come collaboratori che come macchine. Infatti mi hanno spronato molto a fare delle nuove macchine, abbiamo fatto delle macchine a cialda di carta, perché adesso sta ritornando molto per il fatto ecologico, per il fatto dell'ambiente e tutto, quindi abbiamo fatto una macchina doppia, una macchina singola, in più abbiamo fatto una macchina doppia a capsule. Insomma, abbiamo fatto una modifica alla MySpace, l'abbiamo fatto meccanica. Allora, con ordine. Allora, da dove cominciamo? Quali sono le macchine che avete di fatto realizzato e presentato qui a Venditalia 2018? Iniziamo dalla doppia camera. Allora, abbiamo due tipi nuovi di macchine doppie. Una cialda di carta, formato ESE, e una cialda capsula formato point. Che cosa hanno di diverso? Hanno di diverso che sono made in Italy, le facciamo noi a Ravenna, le fanno loro, le hanno progettate loro, le hanno fatte loro, le hanno pensate loro, e sono giovani, sono belle, perché abbiamo fatto delle innovazioni, abbiamo fatto delle migliorie notevolissime, abbiamo inserito un presostato, abbiamo inserito delle cose che aiutano a migliorare proprio la qualità del caffè. Quindi dopo magari le vediamo dopo ve le faccio guardare e le faccio vedere da chi le ha fatte. Oltre a quello abbiamo fatto la macchina a cialda nuova, che si chiama Alfa, che è quella sarà prodotta in Cina per un fatto di costo. Sarà una macchina a costo relativamente contenuto, di alte prestazioni. Ma con know-how tutto italiano. Con know-how tutto italiano, come tutte le nostre macchine. Io dico di costo contenuto perché? Perché il nostro target non sono i supermercati. Il nostro target sono le società di vending. Perché? Noi facciamo delle macchine che si devono rompere il meno possibile, perché i nostri clienti guadagnano col caffè e non vendendo la macchina. Quindi abbiamo tutta componentistica di primo piano e di assoluta qualità, dalle plastiche alle pompe, sono tutte le solite cose che poi ci siamo già detti che tu conosci. Altra novità, semi novità diciamo, abbiamo fatto la MySpace, che come tu sai è stata un'anteprima mondiale con l'NFC, abbiamo fatto una versione manuale, perché sarà destinata col tempo a sostituire qualche nostra vecchia gloria. Dico vecchia gloria perché tu mi riferisco alla Nano, che oramai ha fatto la storia e la fortuna della nostra azienda. Queste sono un po' le novità a grandi linee che abbiamo presentato quest'anno. Avremo in serbo nuove novità forse per l'anno prossimo. Stiamo facendo una macchina a grani, stiamo pensando di fare una macchina che dal caffè caldo produce il caffè shakerato freddo. Stiamo facendo delle cose, insomma, voi siete avanti, perché ogni anno presentate nuovi progetti, nuovi prototipi, e sul mercato le vostre macchine sono particolarmente apprezzate. Paolo, qual è l'indirizzo di posta elettronica per chiunque si trovi dall'altra parte desideri entrare in contatto con voi? Beh, il nostro sito, la nostra email, diciamo, di contatto è info@panafè.com. Chiaramente Panafè senza accento. E allora, intanto ringrazio te per essere riuscito a ridurre davvero in pochi minuti tutte quelle che sono le vostre novità.
voglio però ringraziare anche e soprattutto a tuo nome loro che sono alle nostre spalle e che rappresentano veramente i pilastri. Facciamo una cosa diversa dal protocollo. Nome per nome. Federica. Federica Gobbi. Daniela Fantini. Enrico Polgrossi. Che si occupa della progettazione. Passo da quest'altra parte. Federica Valicelli. Sara Mazzotti. Luca Morigi. Alessandro Nocentini. E tutti loro vi ringraziano e vi salutano dallo stand di Venditalia. Vieni qui Paolo, salutate tutti loro. Noi continuiamo, non andate via, le novità qui a Venditalia 2018 sono davvero tantissime.